Ehi, lo sai che su Fandomio puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Cari ragazzi e ragazze, oggi niente rumor, niente news, parliamo di teorie. Una mia teoria, questa non è una roba che ho letto da qualche parte, mi è venuta in mente mentre ero su Twitch, mentre discutevo con, insomma, i ragazzi, con chi era in chat, di un probabile film con i tre Spider-Man, perché ne abbiamo parlato qualche giorno fa. C'è stata questa news dove appunto si dice che i tre Spider-Man potrebbero realizzare un altro film insieme. E quindi discutendo su Twitch, come sempre vi ricordo di seguirmi, dove appunto ne discutiamo, saltano fuori discussioni interessanti. Ecco, mi è venuta in mente un'idea. Ho pensato, ma se dovessero realizzare questo film con i tre Spider-Man, probabilmente il tema principale, del prossimo film, la prossima trama, potrebbe essere con i simbionti. Perché comunque ho pensato. Il finale di No Way Home si conclude con il simbionte. Quindi Tom Holland avrà a che fare con il simbionte nel prossimo capitolo. The Amazing Spider-Man 3 sembra arrivare, sembra che effettivamente Sony abbia intenzione di realizzarlo. E anche lì si parla di Venom. E quindi a questo punto ho pensato: e se il prossimo film incentrato sui tre Spider-Man avesse a che fare con i simbionti? E se realizzassero una guerra con i simbionti? Perché alla fine sono arrivato a questa conclusione. Venom di Tom Hardy potrebbe collaborare con i tre Spider-Man per sconfiggere un nemico in comune, ovvero il famoso Knull, Knull, lì non so come si pronuncia, che sarebbe nei fumetti il re dei simbionti, cioè colui che ha dato vita a tutti i simbionti, credo. Adesso non sono tanto informato su questo, però è il più forte dei simbionti. Sappiate questo. E quindi Venom, non essendo cattivo, potrebbe dare una parte del suo simbionte ai tre Spider-Man in modo tale che i tre Spider-Man non diventano cattivi, ma combattono insieme a Venom contro una minaccia di livello Avengers, diciamo così. E quindi per me, poi potrebbe anche essere un'idea di merda, però io trovo molto interessante appunto vedere tre Spider-Man che devono combattere i simbionti, magari che sono simbionti per tutta la città. Non so se avete mai giocato il Regno delle Ombre, lì la trama era più o meno così, c'erano i simbionti dappertutto, Venom aveva venomizzato tutta la città. Quindi immaginatevi una roba del genere con i tre Spider-Man che con il simbionte addosso, che magari possono decidere se indossare oppure no, combattono tutti questi simbionti e il re dei simbionti. Perché alla fine No Way Home è stato un po' già il film dei Sinistri 6, anche se erano 5. Però, sai, hanno già combattuto un sacco di villain. Quindi rifare una cosa del genere sarebbe ripetitiva. E quindi sono arrivato a questa conclusione. Il prossimo film di Spider-Man, se ci saranno di nuovo i tre Spider-Man, potrebbe essere proprio incentrato su questo, cioè su una battaglia contro i simbionti, con Venom al loro fianco, perché in questo caso Venom non sarebbe il villain principale, il villain da sconfiggere, ma colui che ha interesse a sconfiggere un nemico che è in comune con i tre Spider-Man. Ora, rimane una mia teoria, ragazzi, però secondo me non è una cattiva idea e soprattutto è l'unica idea, è l'unica trama possibile che vedo come alternativa a quello che hanno fatto in No Way Home. Per me sarebbe interessante, una figata e anche l'unica soluzione, ma soprattutto un qualcosa che effettivamente si collega a quello che la Sony sembra voler realizzare. Però, se tutto va come deve andare, Venom, cioè il simbionte, sarà il fulcro, sarà ciò che interesserà di più nel mondo di Spider-Man, per quanto riguarda il cinema, nei prossimi anni. Quindi, per me, una roba del genere si potrebbe fare. Poi il multiverso sembra che comunque se lo porteranno avanti per tanto tempo, quindi magari i tre avranno ancora modo di incontrarsi. Quindi questa idea a me è venuta. Non so se la Sony la seguirà, se farà un qualcosa del genere, però io sinceramente come alternativa vedo soltanto questo. Oppure, ragazzi, un'altra volta altri Sinistri 6, altri nemici, però sarebbe un po' la stessa cosa già vista con No Way Home, quindi sarebbe ripetitivo. Io vedo questa opportunità. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, se è una brutta idea, se vi fa cagare, ditemi un po' cosa ne pensate e soprattutto datemi un'alternativa, cioè ditemi voi cosa potrebbero fare con un ennesimo film con i tre Spider-Man.
Io la vedo così. Quindi iscriviti al canale, seguite su Twitch e tutti gli altri social che trovate in descrizione. Mi raccomando, ragazzi, seguite su Twitch perché vedi, saltano fuori anche idee ogni tanto che poi si trasformano in video. E come sempre, ragazzi, con i Jax per acquistare qualche maglietta, qualche gadget, a tema Marvel, DC, tutto quello che volete, nel link in descrizione. Io con questo vi saluto e niente, ci vediamo prossimamente con un nuovo video e chissà, qualche altra nuova teoria. Un saluto a tutti e alla prossima.